come Netflix sta creando una cultura europea. Così titolava l'Economist il 31 marzo 2021. Una tesi diffusa soprattutto grazie al successo di alcune serie TV come La Casa de Papel e Scam. Eppure si tratta di una tesi che non supera la prova della ricerca. Questo è quanto emerge da Eumeplat, un progetto finanziato dalla Commissione europea sui media e l'Europa. Ce ne parla ai microfoni di Pop News Andrea Miconi, docente all'Università Yulm di Milano e capofila del progetto. È un progetto europeo, tecnicamente un Horizon 2020, siamo 12 partner in 10 paesi e stiamo lavorando in realtà a tante cose che hanno a che vedere con il ruolo dei media nel tenere insieme l'Unione Europea, e una di queste è fatalmente la questione della circolazione di informazione falsa e del dibattito tossico che c'è in giro, che va da sé, è una costante in tutti i paesi, con colori e toni un po' diversi, ma è un problema che c'è dappertutto. Per quanto riguarda le piattaforme streaming video, che sono diventate, come dire, una parte piuttosto importante della nostra vita, è interessante quanto poco stiano facendo rispetto ai luoghi comuni per la circolazione di contenuti europei. Poi siamo tutti in grado di citare quei singoli casi, dalla Casa di Carta, insomma, li conosciamo tutti i casi eccezionali che sono stati, però per l'appunto delle anomalie all'interno di un mercato in cui ognuno nel suo paese continua a guardare tendenzialmente i contenuti americani e per altri formati e per altri generi continua a guardare i propri contenuti nazionali. Quello che manca dunque è una visione europea, al contrario si sta affermando una duplice tendenza. Cerchiamo di studiare le cose che succedono e le cose che succedono ci dicono che l'Europa è molto forte da un punto di vista amministrativo ed è tremendamente debole da un punto di vista culturale. Una cultura comune degli europei sostanzialmente non esiste, perché da un lato siamo molto americani e dall'altro, e molto più di quanto si possa pensare, continuiamo ad essere molto italiani, molto bulgari, molto svedesi e molto spagnoli, e c'è una tenuta dei media nazionali che è assolutamente impressionante, se ricordiamo quello che è stato detto negli ultimi decenni sulla globalizzazione e l'omologazione. Diciamo che è un po' più complicato di così. Una ricerca su lungo periodo, dal 1990 fino ai giorni nostri. E in questi 30 anni quali sono stati i trend? Se c'è una costante, che poi viene da prima ovviamente del 1990, è la grande centralità dell'immaginario americano, perché quella è l'industria culturale più forte del mondo e chiaramente il sistema di produzione culturale più forte della storia. Se c'è un cambiamento nel corso del tempo è il fatto che il processo che a Bruxelles chiamano con grandi speranze europeizzazione sembra aver completato il proprio tragitto e sembra che da molte parti si stia tornando indietro, cioè sembra che ci sia un allontanamento dalla cultura comune. Questo si vede in maniera particolare con il confronto tra l'Europa centro-occidentale e l'Europa dell'Est, che anziché avvicinarsi si sono progressivamente allontanate. Anche qui, naturalmente, se lo chiedete a qualcuno a Bruxelles, quelli che ci finanziano le ricerche dicono che questo è un problema. Noi presentiamo i dati che troviamo e poi lasciamo giudicare, ovviamente. Ma torniamo al titolo dell'Economist. Come Netflix sta creando una cultura europea. La piattaforma streaming fornisce film e serie TV di diversi paesi europei, eppure, secondo i dati, non basta. C'è un articolo che io cito sempre come antefatto, che è un articolo dell'Economist della fine di marzo del 2021, che dice proprio How Netflix is creating a common European culture. Perché? Ci sono, è vero, posso trovare su quella piattaforma film polacchi perché ci sono sottotitoli in tantissime lingue, e che questo potenzialmente sia uno strumento forte è fuori discussione, e non dubito che ci siano delle nicchie specifiche di consumatori che trovano tanta soddisfazione in questo. Sui grandi numeri, cioè quello che la grande maggioranza delle persone poi effettivamente guarda, questo non sta funzionando. È certamente una grande opportunità in più.
nella pratica dei grandi numeri e dei grandi ascolti rimane un fatto abbastanza marginale. Ma nonostante l'offerta di film di diversa provenienza, siamo davvero sicuri di essere liberi di scegliere che cosa guardare? Ci sarebbe da capire, e non è facile, quanto questo dipende dal comportamento delle persone, cioè se vedo un film bulgaro lo metto da parte, e quanto dipende dal modo in cui l'algoritmo organizza i contenuti e mi consente di entrare a conoscenza del fatto che quei contenuti ci sono. Sappiamo benissimo che esiste una normativa europea che impone un 30% di titoli europei alle piattaforme, nessuno è in grado di contare negli archivi se questo 30% c'è davvero. Quando si riesce a contare il 30% c'è davvero, ma sappiamo benissimo per la nostra esperienza di quelle interfacce, compresa quella comodissima di Netflix, che il fatto che il film sia lì non significa che io, come dire, veda la preview, il titolo e la sponsorizzazione di quel film. Quindi, come al solito, la distribuzione è un mostro a due facce, per cui da un lato un film te lo porta, dall'altro fa in modo che nessuno si accorga della sua esistenza. Qual è allora la giusta direzione da prendere per creare una cultura europea? Cosa fare è difficile, è sempre più facile capire cosa non fare. Una cosa che ad esempio sicuramente è del tutto inutile fare è continuare a finanziare film europei, perché la quantità di film e in generale di coproduzione europea è cresciuta enormemente negli ultimi 10 anni, ma continuare a produrre film e a catastarli sappiamo benissimo che non serve a nulla. Probabilmente la questione sarebbe anche farsi delle domande sul tipo di pubblico a cui si vuole arrivare quando si fanno questi film. Naturalmente noi non è che possiamo mappare tutti i film fatti in Europa, però molti di questi danno la sensazione di essere film che sono fatti perché c'è un network di coproduzione che li fa perché è nelle condizioni di farle. Ma delle domande sul pubblico a cui quel prodotto va a finire, secondo me molto spesso non se le sono fatte. Europa contro America, la sfida passa anche attraverso film e serie TV. Ma che cosa preferisce la generazione Z? Ecco le testimonianze che abbiamo raccolto. Quello che seguo di più sono i film italiani e europei. Per quanto riguarda i film americani, guardo i grandi, quelli importanti veramente. Per quanto riguarda la scelta dei film europei, non è un caso, perché mi piace, per quanto riguarda l'Italia, proprio il vedere la nostra nazione come si è evoluta durante il suo percorso storico nel film e nella cinematografia, e quindi preferisco rimanere in casa, ecco. Vedo qualche commedia francese. Credo che l'humor francese sia abbastanza simpatico, anche per quanto riguarda l'humor inglese, il massimo esponente Rowan Atkinson, ecco, sono un suo grande fan. Io non so sempre bene cosa guardo, se guardo film americani o inglesi. Tendenzialmente mi piace molto lo humor inglese, film thriller psicologici che comunque sono tipici dell'Inghilterra, quindi lo so, un po' Chris Nolan, pure Ricky Gervais. Più cose internazionali, forse proprio più americane, solo per il livello qualitativo che a volte sembra essere un po' più alto rispetto a quelli europei. Sulle piattaforme streaming i prodotti europei ci sono, però non sempre sembrano di essere di alta qualità. Credo che se si vuole vedere poi tutto proprio il panorama di una piattaforma bisogna scorrere molto. Secondo me è proprio un problema di tipologie di prodotti, cose magari molto mainstream che raggiungono il grande pubblico però qualitativamente proprio basse, e quando magari poi ci sono effettivamente anche dei buoni prodotti validi che però non sono per niente pubblicizzati e li conoscono poche persone. Io direi che sono più sull'America, ma non perché dico preferisco l'America rispetto al cinema europeo, ma perché appunto per esempio su Netflix solitamente sono quelle le scelte. Poi la mia serie preferita in assoluto è Friends, quindi la serie americana, lo riconosco. Il mio regista preferito è Christopher Nolan, quindi sempre americano. A me è capitato di vedere appunto commedie francesi, altri film europei, non su Netflix ma con i miei genitori o al cinema. Forse se nascesse una nuova piattaforma appunto più dedicata ai film piuttosto che alle serie
e magari spiccatamente europei, che vada anche a ricercare registi emergenti, non sarebbe male, anzi forse sarebbe più interessante. Diciamo che non ho un criterio di base, ma bensì vado un po' in base a quello che è in tendenza, che so che piace a tante persone, quindi ha qualcosa di bello. È anche una conseguenza naturale che ci siano più serie TV americane che rispetto anche italiane. È una questione anche proprio di produzioni e di casi di produzione. Se ci sono più casi di produzione in America rispetto che in Italia, o anche più comunque investimenti sulla parte cinema in America rispetto che in Europa, penso che onestamente la cultura europea non abbia la necessità, il bisogno di serie TV o di nuove produzioni al fine di espandere la propria cultura. Mi piace molto il cinema francese, quindi anche quando accedo sulle mie piattaforme di primo impatto compaiono le grandi produzioni americane, questo è vero. Per la maggior parte sono film che poi non guardo, però devo dire che poi sotto c'è ad esempio, non lo so, il grande cinema d'Europa, il meglio d'Europa, che credo che sia importante che la cultura europea venga promossa, la cultura italiana, la cultura europea, anche tramite questi mezzi. Forse più americane, perché ci vengano proposte più serie americane rispetto a serie europee. Guardo principalmente la serie più del momento, anche banalmente, non so, La Casa di Carta non è che mi abbia fatto impazzire, però comunque era già un clima che sentivo più vicino a me. Comunque la cultura europea è più vicina alla mia. Non ho troppo un criterio di scelta, nel senso che dipende un po' se voglio guardare qualcosa di più intellettuale o qualcosa invece di più semplice. E quando si tratta di qualcosa di più semplice scelgo appunto serie televisive di Netflix e mi propongono subito quelle più americane. Credo bisognerebbe sponsorizzare, cioè promuovere più film europei. Cioè abbiamo imparato a conoscere un po' la cultura americana e quindi anche a immedesimarci nelle situazioni tipo serie televisive ai teenager, le scuole americane che non sono le nostre comunque, quindi alla fine vediamo gli armadietti e tutto sembra una cosa molto... Ma perché? Cioè non abbiamo mai visto gli armadietti quindi nella vita reale.